presentata nella mattinata di sabato la nuova stagione sportiva della Rositana Calcio. Sarà sicuramente un campionato acceso e avvincente, soprattutto per la presenza di squadre capaci di investire risorse importanti per tentare la vittoria finale. Insomma, ci saranno tutti gli ingredienti per un campionato di promozione di livello, con una Rositana che vuole sicuramente ricoprire un ruolo da protagonista, sapendo di dover affrontare compagini e realtà più attrezzate. Sindaco Nunez, parte la stagione calcistica della Rositana. Da quello che ho capito c'è bisogno di sinergia non solo col territorio ma anche e soprattutto con le squadre che nei campionati minori fanno rotolare questo pallone. Esatto, siamo vicini come amministrazione allo sport e agli sport. Bisogna creare sinergia, che in qualche modo è stata una delle problematiche a mio avviso ravvisate negli anni. Si è creata molto campanilismo tra le società. Oggi un'amministrazione sana e lungimirante deve mettere insieme la Rositana Calcio, che è la squadra, la prima squadra rosana nello sport del calcio, campionato di promozione. Da quello che ho sentito oggi in questa bella conferenza stampa, c'è voglia di crescere, c'è voglia di investire. Allora un'amministrazione è prossima, sarà prossima, e mi auguro che potrà accompagnare il calcio come gli altri sport a crescere sia a livello educativo, giovanile, ma anche a livello di successi e di, in qualche modo, di promozioni. Sindaco, in tutti gli sport si cresce se ci sono le strutture adeguate che accompagnano ovviamente tutto il movimento. Ecco, Roseto com'è messa sotto questo punto di vista, e se ci sono criticità, se l'amministrazione guidata da lei è pronta ad intervenire? Roseto sicuramente si trova in un anno zero. Lo scorso anno siamo riusciti ad aprire ed inaugurare con grande coraggio l'impianto di Santa Lucia, che è un impianto in erba sintetica vicino all'autostrada, ma il Fonte dell'Olmo nel calcio e il Palasport nel basket e in altri sport, le due maggiori strutture, hanno bisogno di essere affidate con un piano economico finanziario. Stiamo lavorando a intercettare dei fondi, soprattutto sullo stadio ci sono delle buone prospettive, quindi l'amministrazione deve contribuire in questo modo, in un'amministrazione ordinaria, in una gestione ordinaria, ma anche in una visione straordinaria, e questo credo che sarà il punto di svolta di questa amministrazione dello sport rosetano. Festeggia i 5 anni su questa panchina. Secondo me sarà una stagione complicata, perché sto vedendo i movimenti delle avversarie, sono movimenti importanti, però questo può dare uno stimolo ulteriore alla vostra squadra. Beh sì, allora, come ho detto, questo è il 5º anno, quindi mi fa piacere essere tornato nuovamente ad allenare. Certamente sarà un campionato difficile. Noi, come la società ha detto, partiamo con ambizioni come tante altre squadre che stanno strutturando squadre importanti. Alla fine al traguardo arriverà una sola squadra. Noi ce la metteremo tutta per cercare di dare il massimo e competere con queste altre realtà che sulla carta sono molto competitive, quindi noi ci saremo. Vista l'esperienza, mister, c'è una favorita, lo possiamo già dire, è vero, siamo ai primi giorni d'agosto, c'è tempo ovviamente per mettere benzina nelle gambe ma anche nella testa per un impegno così importante, però ecco, c'è secondo lei una squadra più forte, superiore alle altre, non solo per quello che sta facendo in questa campagna acquisti ma anche per un po' la storicità, no? Per il passato che ha? Ah, sì, sappiamo benissimo che ci sono delle squadre che già da qualche anno hanno creato una struttura per essere competitive, tipo Fontanelle, che l'anno scorso ha fatto i playoff, quindi è già un girone dove torna il Penne, no? Suo malgrado torna il Penne, che storicamente insomma ha fatto vedere tante belle cose. Abbiamo realtà come il Penne, che giustamente è squadra retrocessa, è un'eccellenza, ma ha un passato da importante, che certamente vuole strutturare una squadra per cercare il salto di categoria subito, perché è giusto che una piazza come Penne abbia questa ambizione. Poi sono altre realtà che sulla carta, ecco, da movimenti, la Turris che sta strutturando una buona squadra, poi ci stanno altre realtà tipo Mociano che sta strutturando, ma ci sono anche altre realtà, Mutignano, che già l'anno scorso è arrivato terza credo, sì. E ci ha rinforzato, quindi ci sono realtà che ben organizzate, ben strutturate per fare il salto di categoria.
Presidente alla medica, insomma, una nuova stagione, tanto impegno, tanto sudore, non solo perché le temperature ovviamente sono alte, ma soprattutto perché, come diceva mister Sonnino, quest'anno è un girone tosto, difficile, viste le avversarie. Sì, a prescindere dal girone è sempre tosto fare un campionato, qualsiasi esso sia. Sono stato abituato dalla terza categoria, adesso in promozione. Ogni campionato ha la sua storia, ogni squadra ogni anno ha i suoi obiettivi, le sue mete, le sue mire. Noi quest'anno pensiamo di fare un buon campionato tranquillo. L'anno scorso purtroppo c'era sfuggito di mano la situazione e abbiamo dovuto arrancare l'anno scorso. Quest'anno speriamo di dare alla città quello che merita una città come Roseto, con 25.000 abitanti, e di spiccare il volo e andarcene via dalla promozione. Però questo è un sogno, io spero che qualche volta i sogni si avverino. Abbiamo tutte le componenti perché tutti ci stanno vicino, dall'amministrazione alla città, ai tifosi, agli sponsor, quindi speriamo che il sogno diventi realtà. Presidente, durante la conferenza ha citato la parola Ferrari, no? Questa macchina a livello calcistico affidata a mister Sonnino, ecco, a che punto è la costruzione della vettura? Manca qualche pezzo fondamentale, non solo nel motore ma anche esteticamente nella carrozzeria? Oppure è già tutto pronto? Si può partire? Allora, noi possiamo partire, abbiamo bisogno di un acquisto importante che a giorni lo perfezioneremo e lo faremo. E poi per il resto la macchina, come ho detto prima, è una macchina che di una rilevanza importante, perché abbiamo giocatori di spessore, giocatori che vengono qui motivati, giocatori che vengono qui e che sposano questo progetto e l'hanno sposato soprattutto perché hanno voglia di vincere e di iniziare anche qualcuno un nuovo percorso di vita. Quindi questo nuovo percorso di vita noi dobbiamo aiutarlo, stargli vicino con la comunità, perché per loro è anche un cambiamento, è un cambiamento importante, quindi acquisiremo anche persone nuove alla nostra collettività di Roseto, e questo darà lustro a questa città, sperando che questo binomio giocatori, società, città si avveri e porta a noi un risultato importante. Ovviamente la scaramanzia nel calcio è fondamentale, no? Fa un po' da protagonista, però possiamo dire, ecco, la Rosetana che si accontenterà di un campionato dignitoso, oppure ovviamente se ci sarà la possibilità andrà a dare fastidio a chi economicamente e a livello organizzativo casomai ha fatto qualcosa in più? Beh, io per quanto riguarda i programmi societari della società, avete sentito, la società ha un progetto per cercare di arrivare in alto, di competere con queste realtà che sono strutturate per fare il salto di categoria. Certamente, come tutte le altre squadre, non ci nascondiamo, poi è il campo che darà il giudizio finale, il verdetto uscirà dal campo. Certamente ci sono tante situazioni, tante cose che per chiudere la quadra, quindi noi ci siamo, cercheremo di esserci sempre e poi è il campo quello e che... incrociamo le dita. Presidente, ha fatto anche un appello ovviamente alle forze e alle realtà economiche del territorio per dare una mano a questa società, non solo con lancio della campagna abbonamenti ma anche ovviamente per quello che riguarda la sponsorizzazione della stessa società. Ecco, può fare un ulteriore appello? Sì, prima ho detto che quest'anno la gente mi vedrà impegnato in primis andare porta a porta a vendere gli abbonamenti nei locali commerciali, nelle aziende, tutto insieme con i miei collaboratori, quindi invito tutti a darci una mano, perché io sono sempre stato per il gioco di squadra. Quando si fa una squadra, e la squadra deve essere vincente, ma soprattutto per tutto quello che si mette insieme, e io sono sicuro che la città starà vicino alla Rosetana quest'anno. Li ringrazio fin d'ora per quello che potranno fare e noi d'altro canto non ci tireremo indietro in niente. Insomma, la Rosetana è pronta ai nastri di partenza, promettendo battaglia alle compagini più attrezzate, ma dalle parole dei protagonisti sappiamo benissimo che sarà davvero una stagione importante.